Padre, ma lei non sa me. Ritira quella parola. Non ti vergogni di insultare così un povero prete. Scusatemi, Don Pietro, ma lei lo merita. Ha fatto tanto per tanti. Sorella, io sono un povero uomo, un peccatore, bisognoso di perdono e di misericordia. Pregate per me perché possa salvarmi. Io non sono nulla e non conto nulla. Come volete, Don Pietro, ma non posso rinnegare tutto quello che avete fatto. Lei è un santo. Ancora con questa parola. Scusatemi. Io ho cercato soltanto di compiere il mio dovere, di fare del bene con l'aiuto di Dio e della Madonna. Ma tu hai qualcos'altro da dirmi? Sì, lei è un... Senza usare quella parola. Don Pietro, io sono venuta da lei perché ho bisogno di un consiglio. È da tempo che con mio marito le cose non funzionano più. Ha perso il lavoro. E da allora passa tutto il tempo in osteria e rientra tutte le sere ubriaco. Ma ha mai provato ad alzare le mani a farti del male? No, questo no. Non lo farebbe mai. Ma io ho paura, Don Pietro. Ho tanta paura che un giorno di questi possa perdere davvero la testa. Mi dispiace, ma... E fare qualcosa di veramente sbagliato. Non devi perdere la speranza. Continua a pregare e affidati alla Sacra Famiglia di Nazareth. Nazareth? No, padre, ma è troppo lontano e non penso che io possa permettermi il viaggio. Ma non c'è bisogno di andare a Nazareth. In chiesa c'è un'effigie della Sacra Famiglia. Fermati e invoca la Maria, Giuseppe, Gesù e vedrai che presto la pace ritornerà nella tua famiglia. Nazareth insegna la pazienza. La più eroica delle virtù insegna la tolleranza, che ci rende padroni di noi stessi e ci fa stare in pace con gli altri. Insegna in famiglia ad essere un solo pensiero e un solo volere, a mantenere la pace domestica. Per cui non perdere la speranza, continua a pregare. E vedrai che presto nella tua famiglia tutto tornerà alla normalità. Padre, lei è davvero un santo. Sono solo un umile operaio del Signore. È Lui l'artefice di tutto. Sì. Abbi sempre fiducia nel Signore. Sì, ho capito tutto, Don Pietro. Lei ha perfettamente ragione. Tutto avviene